In collaborazione con Bologna Welcome e destinazione turistica Bologna Metropolitana. Buonasera telespettatori di ETV e benvenuti a Daedalus. Siamo nella piazza coperta di Sala Borsa. Quante volte abbiamo cominciato qui i nostri viaggi? Proprio qui sotto, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, ci sono le fondamenta romane dell'antica Bononia, ci sono proprio le tracce delle antiche basiliche dove venivano prese le decisioni importanti per la nostra città. Una città che, come sappiamo, si è stratificata nei secoli. I bolognesi, possiamo dire in qualche modo, erano pigri, non si spostavano, ma hanno sempre costruito a strati nello stesso punto. Quindi prima la Felsina etrusca, poi la Bononia romana, poi la parte medievale, rinascimentale, eccetera. Siamo sempre rimasti qui. Questo è il cuore, il centro della nostra città ancora oggi. Ed è proprio da qui che parte il viaggio di questa sera per parlare di cultura, della cultura della nostra città, una cultura che, come sapete, non è solo storia, solo analisi degli aspetti artistici. La cultura è qualcosa di vivo, qui e oggi, è qualcosa di non riassunto, non sempre riassunto, ma qualcosa che va coltivato, va innovato, va sempre interrogato. In una parola, la cultura è qualcosa che, come dice l'etimologia del termine, va coltivata. E allora questa sera sentiremo parlare di tanti progetti, di tante idee nuove per la città di Bologna, qualcosa che riguarda per esempio le scuole di quartiere. Seguiteci in questa prima tappa del nostro viaggio. E allora siamo nel tempio, come dire, della lettura e dei libri per tutti i bolognesi, la biblioteca Sala Borsa, appunto così oggi è conosciuta, per parlare di lettura, per parlare di cultura, come dicevamo all'inizio. E siamo con Simona Brighetti dell'ufficio Patto per la lettura del Comune di Bologna. Ciao Simona, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Per parlare di questo progetto che nasce qui, diciamo, tra queste mura, il progetto Rileghiamoci. In cosa consiste e quali sono gli obiettivi? Rileghiamoci è un avviso pubblico promosso dal Comune di Bologna, Dipartimento Cultura e Promozione della Città, dedicato a soggetti del terzo settore, dove verranno destinati 300.000 euro per progetti di welfare culturali per favorire appunto la welfare culturale, l'inclusione sociale e evitare forme di contrasto alla marginalità sociale. In questo caso qua il Comune di Bologna ha inteso appunto definire delle tipologie di beneficiari differenti, quindi il progetto deve essere articolato almeno su due tipologie di beneficiari differenti, quelli un primo pool di giovani inoccupati e che successivamente, dopo un periodo di formazione da parte del soggetto vincitore del progetto, dovranno fare e realizzare dei progetti, dei percorsi di inclusione sociale legati alla lettura, alle forme varie di narrazione. Gli obiettivi del progetto erano quelli appunto di
fare in modo che il soggetto vincitore appunto coinvolgesse dei giovani inoccupati in percorsi appunto occupazionali, quindi una formazione dedicata a questi giovani, e che poi in un secondo momento restituissero appunto tutte le competenze acquisite durante il percorso in progetti e percorsi proprio che attraverso determinati ambiti e sfere di azione che sono state individuate nel progetto e appunto restituisse alla comunità il più possibile varia, anche alle comunità, alle fragilità presenti sul territorio, dalla comunità multietniche, però anche alle persone che vivono e stanno in quel momento negli ospedali o in altre realtà un po' di marginalità, venissero coinvolte appunto in questi percorsi di promozione che attraverso appunto la lettura e le altri linguaggi narrativi fossero dei momenti proprio di riflessione, discussione e approfondimento tematico rispetto appunto a determinati ambiti su cui vogliamo lavorare. I quattro ambiti sono quella dell'educazione alle differenze, quindi informare e coinvolgere cittadini e cittadine proprio su riflessioni, approfondimenti sulla sfera appunto delle differenze, quindi delle differenze di genere, ma differenze politiche, differenze anche di etniche, di nazionalità. E l'altra sfera è quella del corpo, quindi appunto tutto quanto riguarda la questione appunto delle disabilità, ma anche delle malattie, ma anche di altri fattori legati al corpo. E l'altra sfera, quella più complessa, diciamo proprio della sfera, l'abbiamo chiamata la sfera delle complessità, quella appunto di sia legata a un dialogo intergenerazionale, ma anche la decostruire, decolonizzare i saperi e le storie, e l'ultima è quella dell'ibridazione, dove assolutamente vogliamo lavorare sull'ecosistema che lega tutte le tecnologie agli strumenti di narrazione. Il bando, l'avviso Rileghiamoci, è uscito a luglio 2020, si è chiuso a settembre appunto, quindi qualche giorno fa, e abbiamo appunto un soggetto vincitore che ha presentato un progetto che si chiama, il titolo del progetto è Leggere per Leggere, ed è stato presentato da Amelie, un'associazione culturale che è una realtà nata a Bologna, presente a Bologna da tantissimi anni, che opera nel campo appunto della promozione e dell'educazione alla lettura, oltre ad altri campi, ed è ormai una realtà riconosciuta a livello nazionale e internazionale, quindi siamo molto, diciamo, contenti di questo progetto che partirà e che coinvolgerà i prossimi 2 anni la città di Bologna. E allora conosciamo chi ha vinto il bando, Amelin, siamo con Giordana Piccinini, grazie per essere con noi, piacere nostro. Allora, il progetto quindi vostro è Leggere per Leggere, ci spieghi la ragione di questo titolo? Questo titolo. Il titolo nasce, diciamo, da alcune riflessioni che stiamo facendo da diversi anni, proprio per rimettere al centro il libro. Leggere per leggere, proprio per dichiarare già dal titolo che non si legge in funzione di qualcos'altro, cioè non si legge un libro perché ci serve per qualcos'altro, ma si legge per leggere, quindi che l'idea del leggere sia di per sé un atto estetico, e proprio perché è un atto estetico anche un atto educativo. L'associazione Ameli nasce più di 20 anni fa intorno alla cattedra del professor Antonio Faeti, che è colui che ha creato la prima cattedra di letteratura per l'infanzia, uno degli intellettuali più raffinati che abbiamo a Bologna, e che ci ha proprio insegnato da subito l'importanza del leggere e di mettere al centro il libro. Non solo il libro, ma anche tutti i linguaggi, quindi dal fumetto all'albo illustrato, alla narrativa, fino ad arrivare al cinema. 3 quindi sono gli obiettivi che vorremmo raggiungere proprio con questo titolo all'interno della formazione che andremo a fare con i ragazzi e le ragazze che verranno selezionate. Il primo è proprio di mettere al centro la lettura come atto estetico e come atto educativo in quanto atto estetico. Il secondo motivo è quello di cominciare a ragionare sul fatto che non è
leggere, sempre di più ci sentiamo dire che importante è leggere e non è la qualità del leggere, ma è proprio l'importanza è riuscire a far leggere. Noi invece crediamo che la qualità del libro venga prima ancora dell'importanza del leggere. E come diceva Nabokov, non mi interessa tanto di cosa parla questa storia, ma mi interessa come è scritta questa storia. Quindi andare proprio a vedere le forme e come sono scritti questi libri prima di offrirli poi al nostro, diciamo, ultimo, come dire, la parola utente non mi piace, ma persone a cui vogliamo arrivare, che sono poi i bambini, i ragazzi e le ragazze. Terzo obiettivo è quello invece di far capire che leggere è utile anche proprio per leggere se stessi, per leggere il territorio, per leggere il mondo. Quindi la complessità della lettura ci dà gli strumenti proprio per, come dicevo prima, leggere se stessi, leggere il proprio territorio e leggere il mondo. Dunque, progetto Leggere per Leggere, Nicola Galli La Forest, sempre di Amelin. Come funziona, come si articola questo progetto e chi sono soprattutto gli educatori alla lettura? Il progetto è la risposta che Amelin ha provato a dare a questa vera e propria sfida lanciata dal Comune di Bologna, perché di fatto ruotare intorno al welfare culturale e all'idea di lettura, che non è sicuramente, ahimè, una priorità sentita nel nostro paese, è stata veramente una sfida. E noi sappiamo che 6 italiani su 10 non leggono nulla mai, dei restanti 4, 2 leggono pochissimo, e quindi su questo abbiamo cercato un po' di lavorare. E abbiamo cercato di muoverci su 2 binari fondamentalmente. Il primo è la territorialità, cioè l'idea di la necessità di un intervento ecologico. Non bastano degli interventi a spot rapidi, ma bisogna coinvolgere il territorio in maniera importante. E per questo già dalla fase progettuale abbiamo coinvolto e reclutato una trentina di partner, iniziando a creare una rete che speriamo possa rafforzarsi. Questo è uno dei nostri obiettivi, anche perché poi ognuno ha il suo sguardo e la propria specificità. Si passa dal teatro al cinema, al fumetto, ai videogiochi, alle attenzioni verso i bisogni speciali, perché poi abbiamo bisogno di lavorare sulla complessità e trasformarla in qualcosa di importante per la città. L'altra questione riguarda invece il puntare tutto sui giovani, in particolare su questa figura che vogliamo creare per la prima volta qui a Bologna, dell'educatore alla lettura, per cui verranno in qualche modo selezionati e convocati 12 giovani che non lavorano, sono in uno stato di non lavoro, appassionati di lettura, e per 2 anni li formeremo dal punto di vista teorico, poi sul campo, perché diventino una figura che in Italia ancora non c'è, di cui però c'è tanto bisogno. E con loro andremo poi a lavorare anche sul campo moltissimo, tenendo al centro gli adolescenti e i giovani adulti, che diventano da zona di margine a zona centrale rispetto a questa proposta nuova che da Bologna parte. Piazza Maggiore, parliamo di cultura e lo facciamo doverosamente con l'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore. Assessore, grazie per essere con noi. È un piacere. Tra i vari progetti, quello delle scuole di quartiere. Cosa significa scuole di quartiere, come funziona e come è nato questo progetto, questa idea? Sì, è un progetto dedicato ai ragazzi e alle ragazze che vivono nella nostra città, che stanno anche attraversando in questo momento un periodo difficile, perché con la chiusura degli spazi sportivi, degli spazi culturali e anche la didattica a distanza, sono insieme agli anziani fra le fasce della popolazione sicuramente più colpite. Scuole di quartiere è un progetto, un servizio pubblico che finanziamo con fondi europei, che realizza in tutti i quartieri della città delle proposte culturali di inserimento lavorativo e di formazione, in particolare per gli adolescenti.
Abbiamo circa 19 progetti in questo momento attivi, più altri nei musei e nelle biblioteche. C'è una finalità di inclusione sociale anche in questo progetto e di leva per quanto riguarda appunto questo tipo di processo anche sociale, sociologico? Assolutamente sì, è un progetto di inclusione sociale. L'obiettivo è dare delle opportunità ai ragazzi e alle ragazze e non soltanto a una parte di loro, perché questo progetto si rivolge a tutti i ragazzi che sono in età scolastica, ogni anno si ripete e crea delle opportunità di lavoro. Uno degli esempi più interessanti è quello della Bolognina, dove abbiamo finanziato un progetto di un anno che ha portato circa una trentina di ragazzi che vivono in quel quartiere a diventare degli stilisti di moda. Hanno realizzato proprio una linea di moda dedicata alla Bolognina che abbiamo presentato qualche giorno fa. Grazie Assessore. Mambo, incontriamo il professor Roberto Grandi, presidente dell'istituzione Bologna Musei, che sta collaborando fattivamente con le scuole bolognesi. Ci sono dei progetti finanziati anche da Ponmetro che riguardano le modalità, diciamo, di fruizione al museo, a casa e a livello digitale, diciamo online. Professore, in cosa consistono queste modalità e come collaborate con le scuole di Bologna? Diciamo che il Ponmetro è un programma che ha come obiettivo di combattere quello che è il disagio sociale determinato dalla povertà educativa, dalla povertà lavorativa, attraverso quella che è una valorizzazione del patrimonio culturale del museo del territorio. Si sviluppa in due azioni. La prima azione è rivolta, come ha detto, a quelle che sono le scuole di Bologna e di tutto il territorio metropolitano, a cui viene offerta gratuitamente, grazie al Ponmetro, la possibilità di partecipare alle attività educative che sono proposte dalle insegnanti e dagli insegnanti attraverso dei progetti che siano progetti inclusivi e progetti che servono a combattere questo disagio. In questo caso noi offriamo la possibilità e di venire nei nostri laboratori. In tempi preendemici erano 92.000 le presenze ai nostri laboratori nei musei. Attualmente offriamo anche attraverso un kit il nostro personale educativo che va nelle scuole e quindi si continua a fare l'attività laboratoriale, oppure, come è avvenuto nel periodo del lockdown, anche attraverso l'online. Questo è rivolto alle scuole, ma abbiamo anche un'altra attività che è un'attività non rivolta alle scuole, ma è un'attività che è rivolta anch'essa a quello che è il disagio sociale. E questa attività si sviluppa in due fasi, una che è terminata ed è stata la formazione di 600 ore a 18 giovani disoccupati per diventare mediatori culturali. Questa fase è finita, da poco hanno firmato il contratto e hanno iniziato a lavorare. Lavorare significa in questo momento all'interno dei nostri musei come mediatori culturali, ma l'obiettivo è che i musei escano da se stessi, escano dai propri spazi e quindi ci sarà una verifica con le reti dei servizi sociali dei quartieri sul territorio, di quelli che sono i fabbisogni di carattere educativo e quindi inizieranno a fare mediazione culturale nei confronti della popolazione fragile, che possono essere adulti, che possono essere adolescenti, i quali quindi
vengono contattati al di fuori del museo e vengono portati all'interno di questi processi innovativi di valorizzazione, e individuando anche la necessità di avere queste nuove figure professionali. Quindi tra il museo, i curatori, ci devono essere i mediatori culturali che fanno sì che si possa allargare la fruizione dei musei. Lo avete chiamato MIA, no? Musei. MIA, Musei Inclusivi Aperti. Musei Inclusivi Aperti è esattamente il progetto per fare capire che i musei devono, come si dice oggi, essere abitati. I musei non è sufficiente che aprano le proprie porte, come avviene in questi giorni, ma devono essere abitati. Come facciamo anche in questi giorni, ci inventiamo ogni volta delle cose nuove, delle nuove narrazioni, perché chi venga al museo ritorni e perché chi non è mai venuto al museo possa venire. Grazie, professor Grandi. Grazie a lui. E allora conosciamo una rappresentanza di questi 18 mediatori culturali di questo progetto MIA. Sono Andrea, Vittorio, Lavinia e Francesca. Parla Andrea, grazie per essere con noi. Ci spieghi brevemente cosa fate, qual è il vostro lavoro, in cosa consiste la vostra attività? Sì, siamo 18 ragazzi, appunto, che siamo appena stati assunti da Senza Titolo, dall'istituzione Bologna Musei, e dopo aver completato un progetto di formazione da febbraio in presenza, che poi ovviamente si è spostato nell'online, adesso stiamo finendo questa formazione, visto che adesso stiamo iniziando a lavorare con i musei e quindi finiamo la formazione sul campo. E è un progetto nuovo, sperimentale, anche la nostra è una figura professionale nuova, e copriamo questo ruolo appunto per fare i mediatori culturali, ma anche lavorare con le associazioni di quartiere, le associazioni del territorio, e appunto per fare un progetto di welfare culturale fondamentalmente, che va a lavorare attraverso i contenuti del patrimonio culturale di Bologna per portarlo nei laboratori che sono appunto studiati per la popolazione e le fasce a disagio sociale, insomma andiamo a lavorare su questi campi qua. Quindi come si farà a mettersi in contatto con voi? La visibilità l'avete su internet, insomma? Sì, certo, abbiamo ovviamente aperto delle pagine social, siamo su Instagram, su Facebook, MIA Musei Inclusivi Aperti, e i laboratori appena partiranno, perché adesso siamo in una fase di progettazione ovviamente, e speriamo di partire il prima possibile, e appena saranno partiti questi laboratori e questi progetti sarà sicuramente possibile trovarli nelle nostre pagine social, Instagram e Facebook appunto. Grazie Andrea e grazie ai 18 mediatori culturali. Grazie a voi. Cultura a Bologna non è solo lettura, solo libri, solo rapporti tra scuole e musei, ma è anche il fare, il produrre, l'inventare e l'innovare. Quindi siamo qui adesso al DLF di via Sebastiano Serlio, in periferia, la prima periferia di Bologna, per parlare con Luca Padova. Ciao Luca, intanto, e grazie di essere con noi. Grazie mille a voi. Poco fa avete sentito l'assessore Lepore parlare di questo progetto che ha a che fare con il fashion design, con la moda, insomma. E allora Luca, ti chiedo di spiegarci in cosa consiste questo Freeware Academy. Allora, Freeware Academy è un percorso di formazione non formale che abbiamo promosso come Baumhaus, che è una cooperativa sociale, e come CHOPS, che è un ente di formazione professionale, grazie al finanziamento delle scuole di quartiere del Comune di Bologna. L'idea era quella di provare a innovare le modalità in cui si fa formazione tecnica. Come? Innanzitutto partendo dalla moda come percorso di empowerment, non soltanto come oggetto di consumo, quindi provare a ribaltare un po' il modo in cui la guardiamo, coinvolgendo più di 30 ragazze e ragazze delle scuole superiori di Bologna che hanno aderito volontariamente nel creare assieme una linea di moda streetwear ispirata alla bolognina, inclusiva e sostenibile. Ovviamente noi all'inizio abbiamo semplicemente dato una serie di coordinate di riferimento, e poi sono state le ragazze e ragazzi che hanno tirato fuori Biswitch, che è poi la linea di streetwear proprio che nasce durante Freeware Academy. Freeware Academy inizia a giugno 2019, abbiamo fatto una serie di summer school e alcuni appuntamenti intensivi, attività tutte riconosciute dalle scuole, coinvolgendo l'Istituto Aldrovandi Rubiani, che è un professionale di moda,
è l'ITC Rosa Luxemburg, scusatemi, che è un tecnico commerciale, due enti di formazione professionale, il CHOFS e il CNOS, e poi una ragazza del Liceo Da Vinci. Cosa interessante è che siamo partiti con 25-20 ragazzi e l'incontro successivo ce ne siamo trovati 40 perché attraverso il passaparola hanno incominciato a partecipare. Siamo andati avanti fino a febbraio 2020 con degli incontri in presenza, una pausa purtroppo lunga e motivata da ragioni che conosciamo benissimo, e poi a giugno abbiamo ricominciato con delle attività anche in location diverse che ci permettessero di organizzare le attività ed eravamo pronti per presentare la linea praticamente pochi giorni fa, poi con la situazione attuale abbiamo pensato di rinviare in primavera. Freeware Academy quindi è un modo diverso di pensare alla formazione tecnica e professionale, valorizzando la creatività delle nuove generazioni, valorizzando il lavoro di gruppo tra i ragazzi e le ragazze, e soprattutto tutto ciò è stato possibile attraverso una rete di partner molto ampia. Oltre ai capofila, che sicuramente CHOFS e Bauhaus, che sono i due soggetti promotori, Kilowatt ha avuto un ruolo importantissimo nel curare assieme a noi la progettazione, la realizzazione sia del percorso formativo ma anche della linea, e tante altre realtà del quartiere e della città. Penso al Collettivo Franco, penso a Cantieri Meticci, penso a Undervilla, School Raising, che è stata la piattaforma dove abbiamo realizzato il crowdfunding, che si è concluso ormai 10 giorni fa, superando abbondantemente la cifra richiesta. Abbiamo fatto il 137% del budget che richiedevamo, e il crowdfunding era fatto proprio per andare a supportarci nell'organizzazione dell'evento, ma anche per realizzare alla fine del progetto, il progetto ora finirà a giugno prossimo fondamentalmente, una sorta di libro di racconto grafico fatto che possa essere dato ai ragazzi, in modo che racconti il percorso e possa essere utile per loro nel proprio futuro formativo e professionale. Allora siamo con Sanà, una delle ragazze che ha ideato, che ha strutturato questa linea B-Switch, tra l'altro sta indossando una delle felpe nate appunto da questo progetto. Allora intanto Sanà, come hai proceduto, come avete lavorato e perché B-Switch? Allora, io sono una delle tante ragazze a cui fa parte di questo progetto, ovvero B-Switch, che è una linea d'abbigliamento creata da Giovani per Giovani. E è una linea streetwear che si ispira alla Bolognina, al quartiere della Bolognina, da cui nasce il nome B, che sta per Bolognina, e Switch invece switchare, perché la linea è composta da alcuni capi che si possono scambiare, e quindi questo nome nasce appunto Switch, ovvero switchare. Questa linea ha delle caratteristiche fondamentali: il fatto che è unisex, quindi è rivolta sia a un pubblico femminile sia a un pubblico maschile, e è sostenibile dal punto di vista del materiale, perché abbiamo utilizzato tessuti naturali, infatti per sostenere il mondo della moda, anche perché come sappiamo il mondo della moda è il secondo fattore industriale che inquina di più, e quindi abbiamo voluto sostenere da questo punto di vista, ma anche sostenere a livello economico il fatto che comunque si può acquistare un capo, ma allo stesso tempo lo si può indossare più di una volta, perché appunto alcuni pezzi del capo si possono staccare e quindi cambiare colori in questo caso. E poi è inclusiva, perché appunto il nostro obiettivo è anche di voler includere tutti, quindi senza fare differenze di colore, razza, etnia e forme fisiche. E insomma è uscita questa bella felpa. Esatto. Con Gaia, sempre di B-Switch, creare una linea di moda immagino non significa solo disegnare un abito o una felpa, no? Come avete fatto, ma c'è tutto anche un aspetto di merchandising che sta dietro. Voi vi siete occupati anche di questo. Esattamente. Prima di creare la linea, c'è stata una ricerca importante che è partita appunto dal quartiere Bolognina, al quale appunto ci siamo ispirati. E ci siamo ispirati per i colori, come appunto il giallo, che è molto presente in Bolognina. E ci siamo ispirati al viola,
Abbiamo ripreso il nero, che sicuramente è un altro colore molto importante, il bianco, insomma tutto ciò che potevamo prendere, racchiudere nei vestiti l'abbiamo preso dalla Bolognina e da tutte le interviste di persone appunto che ci abitano, e abbiamo creato queste bellissime felpe del merch che sono state serigrafate da noi a mano e progettate da noi. Abbiamo progettato anche delle magliette con il nostro logo e anche delle bandane e dei berretti, sempre col nostro logo e con i nostri colori. E tutto ciò appunto facendo lavoro di squadra. Gaia, per chi magari vedendo questa felpa questa sera indosso a te o per vedere la linea, insomma, se qualcuno fosse interessato anche ad acquistarla, ad averla, che cosa deve fare o quanto deve aspettare? Allora, deve andare sulla nostra pagina Instagram, che si trova come BeeSwitch, oppure sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Bauhaus, e la riceverà dopo, a fronte di una donazione naturalmente, e potrà scegliere tra tantissimi articoli, appunto tra la felpa, la maglietta, e il berretto e la bandana, che ovviamente possono essere usati in tanti modi. E l'arrivo del prodotto non si sa bene, però sicuramente non vi faremo aspettare anni. Si tratta di prototipi per il momento? Per il momento si tratta di prototipi e lanceremo anche la nostra linea in primavera. Speriamo che non venga rimandata nuovamente la sfilata. C'è anche un ragazzo, c'è anche Mua nella squadra di BeeSwitch. Tu ti sei occupato di logo, di grafica, perché è un aspetto molto importante anche questo per quanto riguarda l'attività che avete svolto. Il gruppo in cui ero io era la parte logo e videomaking. Visto che il brand è formato da molte persone, ci dovevamo dividere in vari gruppi, settori più che altro, diciamo. Per il videomaking ci siamo divisi in due parti. Quelli che lavoravano da casa, che ero uno dei tanti, che lavorava sul profilo Instagram, il profilo TikTok, e poi c'era anche la parte del video di crowdfunding, che dove lì ci siamo divisi e ci siamo fatti aiutare da un esperto, Uzi, che fa parte di una casa di videomaking. Dalla parte logo ci siamo sempre divisi, e ci siamo fatti aiutare dal gruppo di moda, quindi scegliendo i colori, bla bla bla, e abbiamo cercato il font che andava bene, diciamo, con la linea, e da lì siamo riusciti a trovare un logo definitivo. Perfetto, complimenti. E grazie. Sono tante quindi le azioni virtuose che nascono dalla cultura, dal mondo culturale di Bologna. Abbiamo visto appunto una casa di moda, chi l'avrebbe mai detto, ma ci sono altre fucine di idee che poi si traducono in azioni vere e proprie. Un mondo culturale, per esempio, che è rappresentato dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana. Siamo con Michele D'Alena, appunto, che fa parte di questa realtà e che in questi giorni sta lanciando una sorta di bando di ricerca di idee, no? Si chiama Scuola di Azioni Collettive. Ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? La Scuola di Azioni Collettive è una risposta alle tante iniziative che sono nate durante questa emergenza. Comune di Bologna e Fondazione Innovazione Urbana lanciano un percorso, una scuola, che non è proprio una scuola classica, perché diamo formazione e risorse per progetti di associazioni, gruppi informali, partite IVA, aziende che si sono mobilitate in questa emergenza. Lo facciamo mettendo assieme competenze, diamo delle competenze utili in questa fase, diamo delle risorse, 30.000 euro per i progetti più strategici, 5.000 euro per i progetti più sperimentali. Cerchiamo progetti che si sono attivati sulla mobilità, sul benessere, quindi welfare, sulla creatività urbana, su tutti quei mondi di cui adesso abbiamo così
bisogno e che, hanno la necessità di reinventarsi, per cui Scuola di Azioni Collettive cerca di essere un sostegno concreto. Comune e fondazioni cercano realtà che su tutto il territorio, dall'agricoltura alla musica, si stanno reagendo per dare una mano alle fasce più deboli e alle zone che hanno più necessità. Per cui il bando scade il 16 novembre, trovate tutto sul sito della Fondazione Innovazione Urbana.it, partecipate, entrate dentro questo percorso di formazione, metteremo insieme dei mentor, delle professionalità utili per farvi crescere e daremo delle risorse economiche fino a 30.000 euro, fino a 5.000 euro. Siamo spostati adesso in via Gorki, siamo nella sede di MET, dei cantieri metici qui a Bologna, per parlare anche di idee per la longevità. Insomma, la cultura serve, ma anche per progetti, per chi non è più giovane, per i diversamente giovani, come dicono alcuni. Siamo con la presidente di Hauser, Antonella Lazzari, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, il progetto che presentate, che avete messo in opera, che state lanciando, che avete lanciato, si chiama proprio Idee per la longevità, dalle parole ai fatti. Ecco, noi proprio questa sera stiamo parlando di tradurre in atti concreti quello che è di fatto la cultura. Di che cosa si tratta? Il progetto Dalle parole agli atti nasce da un'idea di Hauser. Hauser è un'associazione che si occupa di invecchiamento attivo della popolazione. Si adopera per un volontariato di prossimità nei confronti della comunità e per contrastare ogni forma di discriminazione di età, di religione, di sesso, eccetera. Quindi nasce con l'intento di sviluppare una riflessione sulla longevità per contrastare un po' quelli che sono gli stigmi, gli stereotipi, quelli che vengono chiamati gli ageismi, no? E cioè il fatto che la vecchiaia o la longevità venga percepita come un fatto negativo, no? Collegata alla malattia, collegata all'isolamento, alla solitudine. Si vuole contrastare questa idea e lo si fa appunto con questo progetto. Un progetto che oltre a questa finalità aveva anche un altro obiettivo, che era quello di rivolgersi a tutte le fasce della popolazione, in particolare ai giovani, per controvertire questa cultura del giovanilismo imperante, del narcisismo. E il terzo obiettivo che ci eravamo posti era di promuovere un percorso rivolto a promuovere la coesione sociale, a promuovere una comunità accogliente, proprio per concetto di accogliere i più fragili anche, no? E quindi come raggiungere questi obiettivi, che erano abbastanza sfidanti, no? E abbiamo pensato a un intervento di welfare culturale, consapevoli che la cultura promuove il benessere della comunità, promuove coesione sociale. E quindi abbiamo pensato che il linguaggio teatrale potesse essere la forma che poteva mettere in comune e risolvere questi obiettivi. In questo modo abbiamo, come dire, condiviso con il Comune di Bologna anche la scelta di sei artisti, sei compagnie teatrali, famose a Bologna ma famose anche a livello nazionale, che avevano fatto della ricerca in ambito sociale anche uno dei loro campi di azione. E abbiamo individuato sei compagnie teatrali che hanno con l'obiettivo poi di realizzare in ogni quartiere di Bologna un laboratorio teatrale. Ovviamente abbiamo avuto il problema del Covid anche noi e quindi che cosa abbiamo dovuto, i laboratori teatrali che avrebbero dovuto essere realizzati in presenza, abbiamo dovuto pensarli, adeguarli in collaborazione con gli artisti in forma online. E per fare questo abbiamo dovuto prevedere anche la formazione al digitale, perché non tutti i partecipanti ma anche gli stessi registi avevano necessità di acquisire delle competenze sulle piattaforme che venivano utilizzate. Quindi oggi ci troviamo che abbiamo condiviso con i registi le varie declinazioni che il tema longevità può prendere e quindi, come per dire, i registi hanno scelto di sviluppare nel quartiere in cui operano il tema della longevità declinato come corpo, come donna, come hanno ritenuto. Abbiamo i laboratori, sono già partiti, sono online.
e hanno in media una partecipazione di 15 persone e siamo stati anche in questo fortunati perché abbiamo avuto un'adesione abbastanza armoniosa da parte delle varie fasce di popolazione e quindi oggi ci troviamo che abbiamo tutti i laboratori hanno una partecipazione in media di 15 persone di tutte le fasce d'età. L'altro obiettivo, l'altro intervento che abbiamo previsto è stato quello di fare partecipare a questi laboratori un docente universitario esperto della materia e quindi abbiamo che partecipa una volta dando degli stimoli, dando una visione, un inquadramento generale e poi dopo i registi assieme ai partecipanti iniziano il loro percorso e arrivano alla produzione di un prodotto artistico, un prodotto teatrale che verrà presentato nelle prossime primavere, verrà presentato in ogni quartiere il prodotto artistico realizzato. Parallelamente abbiamo anche condiviso con il Patto per la Lettura, il referente del Patto della Lettura, una collaborazione affinché i partecipanti che fossero interessati ad approfondire alcuni temi potessero trovare un supporto in questo. Insieme a questo, che questa è la prima fase del progetto, abbiamo anche attivato, stiamo attivando un percorso che invece va su una riflessione sulle professioni del sociale, per vedere in che modo, in che forma possono anche essere previste delle nuove competenze. Il Covid ci ha messo di fronte a certe difficoltà e quindi partirà anche questo tavolo. Il progetto si concluderà nel giugno-luglio dell'anno prossimo con un evento finale, nel quale verrà presentato un po' tutto il percorso che è stato realizzato e verrà presentato anche un video che documenterà tutto il percorso che sta portando avanti, che porterà avanti Antonella Restelli. Questo è un po' per sommi capi il progetto Dalle parole agli atti per la longevità. Avete capito, quindi io ho sbagliato, non dalle parole ai fatti, ma dalle parole agli atti, perché si parla appunto di teatro. Grazie Presidente. Grazie a lei. Pietro Floridia di Cantieri Meticci è un po' il padrone di casa qui di questo progetto, anche se di fatto fisicamente no, il progetto in questo momento si svolge sulle piattaforme digitali. Sì, il progetto, come sempre nel caso di Cantieri Meticci, tenta di coinvolgere i cittadini in percorsi di creazione, in questo caso di narrazione, di storie, di immagini, di mappe, si intitola Le mie città e vuole appunto guidare i partecipanti nel costruire dei racconti a partire dalle città importanti nella propria vita, a partire dalle esperienze che hanno sentito come fondamentali. E in questo momento per noi ci pare importante perché dobbiamo veramente reimmaginare le città e ci piace immaginarle con un ruolo della cultura importante, città così piene di punti che danno senso e in cui i sentimenti, il pensiero è importante e quindi insomma cerchiamo così di dare il nostro contributo in questo momento così difficile. Elisa Pagani invece si occupa di danza, DNA, questo è l'acronimo diciamo della vostra realtà, come si inserisce in questo progetto? DNA si occuperà di condurre una serie di laboratori sempre focalizzati alla creazione di una performance in cui la longevità si pone come un momento del ciclo vitale. Lo racconteremo attraverso il corpo, ovviamente, immaginandolo come lo strumento più onesto e disinteressato nel raccontare la propria storia personale. Accompagneremo i partecipanti nella creazione di una propria partitura coreografica, di una propria storia danzata. Dopodiché faremo in modo che questo materiale venga scambiato e condiviso con gli altri partecipanti, in modo che poi ogni storia possa essere riraccontata attraverso una fisicità, una storia e un corpo differente. Con Martina Palmieri invece adesso del gruppo Elettrogeno, voi invece che cosa fate per questo progetto? Io inizierei dal titolo del nostro laboratorio Catapulte. Catapulte non come armi, piuttosto come mezzo di trasporto temporale, è un percorso verso il futuro attraverso il teatro. E, per me in particolare in questo momento proprio che stiamo vivendo tutti è un'occasione per lavorare sulla percezione del proprio corpo ora e della proiezione di esso in un momento che ha da venire, in un futuro.
e in questo senso trovo una connessione molto forte con diciamo il tema principale che è la longevità. Come sempre per noi è importante far conoscere gli strumenti propri del teatro ai partecipanti, soprattutto per sviluppare un'identità artistica delle persone con cui lavoriamo. Il 18 ottobre si è avviato il laboratorio Catapulte a distanza con molti partecipanti di ogni età, alcuni con differenti predisposizioni sensoriali e motorie e vissuti diversi. Non ho usato la parola disabilità perché credo che nel contesto del teatro assuma un altro significato. E un attore che pratica il teatro è un attore a prescindere dalla propria condizione, per noi questo è un aspetto appunto importante. E, un'altra cosa sicuramente importante è che una catapulta non può funzionare senza un gruppo di persone. Direi che in questo momento il gruppo c'è ed è anche abbastanza motivato. Grazie. Ultima parte di questo progetto sulla longevità con Michele Pontolillo dell'associazione CRILA, associazione Oltre. Che cosa fate voi invece? Il nostro laboratorio si intitola Dove siamo infiniti ed è un laboratorio che è situato nel quartiere Savena e adopera il metodo e le tecniche del teatro dell'oppresso per esplorare, per investigare, per condurre un'indagine sulle relazioni e sull'affettività e, attraverso le oppressioni sia individuali che collettive che in qualche modo derivano dai condizionamenti socioculturali che determinano poi i nostri comportamenti. Siamo giunti quindi al termine del nostro viaggio di questa sera, un viaggio attraverso i progetti per la cultura nella nostra città, progetti culturali che si traducono in queste scuole di quartiere, in questi laboratori. Sì, perché la cultura, come abbiamo detto all'inizio, non è qualcosa che deve restare sempre fisso, immutabile in noi, ma qualcosa che va sempre e comunque coltivato, appunto, e che deve servire a generare attività, ad avere appunto delle idee. Quindi siamo passati attraverso progetti per la lettura, rivolti anche ai più giovani, progetti museali, per quanto riguarda l'integrazione musei-scuole, progetti che sono arrivati anche a una vera e propria laboratorio imprenditoriale della moda in questo caso e poi un progetto per la longevità, per le persone diciamo non più giovani. Questo è quello che la cultura offre oggi, il mondo della cultura produce oggi nella città di Bologna. Anche questa è Bologna, come ripetiamo sempre. La nostra puntata termina qui. Daedalus torna comunque mercoledì prossimo alle 21 su ETV. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona serata. In collaborazione con Bologna Welcome e destinazione turistica Bologna Metropolitana.